Mi domando, le sembianze degli Anunna o dei biblici Elohim possono essere in qualche modo dedotte? I testi antichi sumero-accadici, la Bibbia stessa, possono darcene una descrizione. Che la Bibbia non parli di Dio, Mauro Biglino ce ne ha dato più di una dimostrazione. Basta leggerla in senso letterale, senza le interpolazioni spiritualistiche, teologiche, cabalistiche, per rendercene conto. Di che parla allora? Parla di un essere in carne ed ossa chiamato Yahweh, che era un El, singolare di Elohim, plurale, uno dei tanti di Israele citati dalla Bibbia stessa, come Chamosh, l'El dei Moabiti, Astarte dei Sidoni, Moloch degli Ammoniti, Cos degli Edomiti. Ma fisicamente questi Elohim erano simili agli umani? Che fossero simili a noi non ci sono dubbi. La Bibbia è chiara in questo. Quando Dio creò l'uomo, lo fece a sua immagine e somiglianza, anche se poi, grazie a Biglino, sappiamo che il verbo bara, tradotto come creare, in realtà si dovrebbe tradurre come introdurre una modifica. E l'ebraico tselem è un termine che significa un quid di materiale che contiene l'immagine. La traduzione letterale, ci dice ancora Biglino, è che Adamo non è stato creato a immagine degli Elohim, ma con quel qualcosa che contiene l'immagine degli Elohim, che altro non è che il DNA, prova questa che dimostra come biblicamente l'uomo sia il risultato di una ibridazione genetica. Aspetto ampiamente illustrato anche dall'Atraasis, poema epico sumero-accadico, che narra di un'operazione simile operata sull'uomo primitivo, Adam Lulu, da una genetista, Ninma, e da Enki, capo degli scienziati Anunna. Tradotto in termini attuali, gli Anunna Elohim avevano mescolato il proprio Tselem, il DNA estratto dal sangue puro dei giovani Anunna, con quello estratto dalle femmine dell'Homo erectus, un ominide terrestre, trasformando quest'ultimo in Homo sapiens, un ibrido. Ecco quindi il primo dato inequivocabile. Gli Elohim erano simili a noi, dall'aspetto antropomorfo e sessuati, maschi e femmine, camminavano, mangiavano e bevevano come noi. Prova ne è un brano della Bibbia in cui si narra come Abramo fosse stato avvicinato da tre uomini, di cui uno lo riconosce come il proprio El, mentre gli altri due erano Malachim, messaggeri, più tardi trasformati in angeli dalla tradizione e dalla teologia. Altra caratteristica che emerge dagli Elohim era che avevano una carnagione bianchissima. Galga era il corrispondente sumero dei Malachim. Ebbene, questi messaggeri, secondo la traduzione, erano gal, esseri viventi, ga, ovvero dalla pelle bianca come il latte. Curioso il resoconto che il libro di Enoch fa della nascita di Noè. Lamech, il padre, si lamenta con suo padre Matusalemme dell'aspetto del neonato, bianco come la neve e rosso come un bocciolo di rosa, dagli occhi così belli che quando li aveva aperti aveva illuminato la casa come un sole. È un bambino strano, diverso dal figlio di un uomo, assomiglia ai figli del Dio del cielo. Temo che non sia figlio mio, ma degli angeli. Matusalemme finì per convincerlo che era proprio figlio suo. Altra caratteristica è la mancanza di peli. Noi stessi siamo considerati scimmie nude. Può darsi che li abbiamo persi nel corso dell'evoluzione per cause genetiche. Non c'è altra spiegazione, perché sembrerebbe assurdo averli persi in piena glaciazione. Pertanto si può presumere che anche gli Elohim ne fossero privi. Nelle tavolette sumere si legge tra l'altro che Ninma con Enki crea l'Adam Lulu, l'uomo primitivo, dotandolo di una pelle simile a quella di un dio. Altro aspetto interessante è la compatibilità sessuale tra gli Elohim e gli umani.
Nella Bibbia, infatti, si legge che essi videro le femmine degli umani e le trovarono appetibili perché belle e adatte e le presero per mogli. Da esse nacquero i Gibborim, uomini forti e straordinari. Gilgamesh era uno di essi. E lo era anche Caino, probabilmente, figlio di Eva e di Enki, il cui simbolo era proprio il serpente. Gli Elohim erano alti di statura e avevano un cranio più grande. Noi stessi abbiamo ereditato un anomalo ingrossamento della calotta cranica, che è stato in parte controproducente dal punto di vista della sopravvivenza della specie, in quanto ha reso difficoltoso il parto, già pregiudicato dal passaggio alla postura eretta, che ha portato tanti vantaggi, ma ha ristretto il bacino, con un aumento del numero di decessi al momento del parto. Forse il cranio più grosso potrebbe essere sempre una conseguenza del mix genetico. In tutte le parti del mondo, nelle antiche culture nate nello stesso periodo, vi sono delle descrizioni di questi presunti dei arrivati dal cielo e dotati di un cranio dolicocefalo. Grossi crani allungati, come in alcune statuine votive presumeriche, che spiegano il rituale della deformazione dei crani volontaria, con il tentativo di assomigliare alle divinità. Un'altra caratteristica identificativa degli Elohim doveva essere anche la loro altezza, superiore ai 2 metri, quindi erano molto alti, ma non giganti. Quelli erano altri esseri, forse anch'essi arrivati dal cielo, ma da un altro sistema stellare, oppure, secondo altre teorie mitologiche, i giganti erano il frutto di esperimenti pre-Adam, che successivamente si sono estinti in quanto sterili come specie. I Sumeri descrissero sulle loro tavolette tutti gli esperimenti sbagliati degli Anunna. Gli Elohim erano longevi. L'unica enorme differenza tra noi e gli Elohim sembra essere l'estrema longevità di questi ultimi in confronto alla nostra esistenza, che di rado raggiunge il centinaio di anni, anche se in principio, stando ai testi biblici, i primi uomini vivevano fino a 900 anni e più. Ciò potrebbe spiegarsi proprio con la genetica, in quanto gli Elohim venivano chiamati anche i puri, purezza intesa dal punto di vista genetico e non spirituale, e sicuramente la loro struttura genetica doveva essere perfetta, e nella mitosi cellulare il telomero dei loro cromosomi non perdeva sequenze di DNA. Quindi, accoppiandosi solo tra di loro, rigorosamente dei maschi con dee sorellastre, garantivano questa purezza, anche se successivamente anche alcuni di loro si sono corrotti. Ultimo elemento. Gli Elohim erano esadattili, avevano 6 dita. Anche gli Anunna, di cui parla Sitchin, il sumerologo, erano esadattili. Avevano 6 dita per ogni arto, mani e piedi. Questa era una loro caratteristica biologica che li contraddistingueva, un elemento però destinato a scomparire nel tempo in conseguenza dei frequenti accoppiamenti con le femmine terrestri, per loro natura pentadattili, anche se sulla Terra è un fenomeno che in qualche caso ancora persiste.